Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi un prodotto diverso dal solito. Noi cambiamo di tanto in tanto prodotti, andiamo dagli elettroutensili, andiamo dagli smartphone, tablet, tutto ciò che è elettronica, ma questa volta vi voglio presentare una bicicletta elettrica della DYU. La DYU mi ha mandato questo modello, il T1. Mi hanno chiesto di fare diversi episodi proprio per andare sullo specifico, l'unboxing e poi la prova su strada. Ma adesso direi di procedere con l'unboxing, ok? In mancanza di un taglierino per aprire, prendiamo il classico coltellino da cucina, molto affilato, quindi devo fare molta attenzione, onde evitare che mi salti qualche dito. Io direi di fare un primo piano, così vediamo l'interno del packaging. Andiamo! Il pacco è stato leggermente danneggiato qui durante il trasporto, ma diciamo che tutto sembra tutto imballato in modo eccellente. Non ci stanno danni. Per tagliare le fascette mi sono munito di una forbicina, non è quella da elettricisti, ma va bene uguale. Magari il coltello era un po' più pericoloso per fare queste operazioni ravvicinate sia alle mani che alle gomme, eh? In entrambi i casi. Queste sono meno pericolose. Leviamo tutto quanto, queste fascette. Così vediamo come procedere per il montaggio successivo all'unboxing. Devo dire che è veramente protetto bene. Veramente protetto veramente bene. Naturalmente, occhio che ci stanno le chiavi, eh? Io le ho appoggiate là per terra, ma le chiavi non bisogna perderle, perché tramite queste qui si può disinserire, levare, quindi sfilare il pacco batteria e anche rimetterlo. Quindi ragazzi, occhio, non ve le perdete. Ragazzi, questa bicicletta è arrivata dalla Polonia e nonostante che è partita dall'Europa è perfetta, veramente perfetta. È imballata in modo esemplare, proprio per non far arrivare magari qualche graffio o qualche rottura l'interno del pacco. E poi è già premontata, non so se sono gli ultimi modelli che hanno fatto, ma l'hanno già montata, c'è la ruota montata, a differenza di alcuni unboxing che ho visto l'anno scorso circa. C'è soltanto da tirare sul volante, levare tutte quante le protezioni che sono state messe per salvaguardare l'e-bike. Io direi adesso di girarla, così ve la faccio vedere frontalmente, va bene?
come potete vedere già preassemblata. Manca soltanto da fare dei piccoli ritocchi, tipo sulle leve dei freni, sulle leve dei rapporti, il sedile, e tutto il resto era già preinstallato. Però mi sono imbattuto in un piccolo problema sul manubrio della bicicletta, più che altro sulla chiusura, perché quando andavo a chiudere in questo modo non faceva lo scatto, mentre adesso lo fa. Poi adesso si allenta e si ripiega. Questo perché? Ma farei un primo piano appunto su questo snodo. Bisogna registrare questo bulloncino che serve appunto per la chiusura. Io adesso già l'ho registrato. Bisogna allentare questo grano con una chiavetta a brucola di questa dimensione, poi allentare, cioè mandare verso il basso leggermente di appena appena qualche millimetro, provare e poi riserrare in modo tale che non abbia gioco la leva di blocco. Ora facciamo così, anzi faccio così che viene meglio, soltanto a stringere lo facciamo con la leva più grande. Il gioco è fatto, nessuno ve l'ha detto, però ci tenevo a farvelo vedere, visto che tanti lo danno per scontato, mentre chi è meno esperto magari si potrebbe trovare in difficoltà. Comunque ti volevo far vedere le chiavi che danno in dotazione, eccole qua, spero che si veda bene. C'è una brucola, una chiave inglese e un cacciavite a stella, che servono tutti questi per montare i vari pezzi, i pedali. Questo qui serve per appunto per l'acceleratore e per le varie manopole sul manubrio, per sistemarle. E la brucola invece servirà a qualcosa, non so ancora a che cosa, perché la devo ancora sistemare. Facciamo un'altra inquadratura e montiamo i pedali. Allora, per il montaggio non vi potete sbagliare, ogni pedale ha il suo riferimento. Left e right, left sinistra, right a destra, ok? Per chi non avesse mai montato i pedali, non si avvitano come una classica vite, ma in senso opposto, ok? Vanno così, a svitare. Quest'altro invece, con la scritta destro, va avvitato in senso orario, a differenza di quell'altro. E si procede così. Per un pezzo, per un punto si può fare anche a mano, perché è abbastanza leggero. Però va serrato, non con troppa forza. L'altra così, opla, così, il gioco è fatto, ok? Bisogna ricordarsi di mettere la catena così, semplicissimo, e fino qua ci siamo. È arrivato il momento di sballare anche il sedile. E tra l'altro è chiuso veramente bene, guardate che bello, guarda, fatto veramente qua, buttiamo così, questo qua non c'è niente dentro, a posto. Questo lo possiamo appoggiare qui, questo è il sedile, fatto veramente bene, mettiamo in questo modo, allentato, ecco, io direi questa qui
dovrebbe essere la mia altezza all'incirca, l'altezza ideale. E facciamo in questo modo, si allenta qua dietro. Ecco qua. E così il sellino è fissato. Che dite? Poi si fa così. Opla! Un po' alto mi sa, un po' più basso. Così dovrebbe andare. E questo non si muove più. Mi sembra abbastanza comodo. È soltanto da adesso da registrare le manopole e poi andare in bici. Per richiuderla, molto semplice, leva avanti, così, 1, 2 e 3, questo modo qui, giusto? Poi, col ginocchio si piega, si leva il cavalletto, questo modo, e naturalmente sblocchiamo il volante. E in questo modo la possiamo caricare in macchina. Poi la cosa inversa, così. Questo qui va sempre aperto, e questo qui ginocchio, e il gioco è fatto e abbiamo nuovamente la bicicletta pronta per essere utilizzata. Comunque ragazzi, fra non molto farò un altro video, la prova su strada, e vedremo i pro e i contro di questa DYU. Ragazzi, mi pare di aver detto tutto, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale, mettere un like se vi è piaciuto questo video e naturalmente attivate la campanella, così potrete essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ciao a tutti!